La presente mozione tende pertanto ad evidenziare le contrarietà con le previsioni del PUT, ovvero del PGTU, al fine di evidenziare la necessità di avviare un procedimento in grado di restituire ai cittadini il diritto di analizzare e di presentare osservazioni formali e a noi consiglieri comunali il dovere di controdedurre e assumersi le proprie responsabilità innanzi a tutta la cittadinanza. Il progetto modificato appare in profondo contrasto con le previsioni e le stesse premesse contenute nel piano urbano del traffico, approvato con i poteri del Consiglio Comunale per le seguenti ragioni, come si evidenzia tra l'altro a pagina 31 del documento del PUT. Si legge che le problematiche in merito al traffico riguardano la non chiara gerarchia della rete, le strade di quartiere, cui è affidato il ruolo di collegamento con i comuni contermini, e fra le due diverse aree della città dovrebbero avere un regime di circolazione fluido, senza troppe e frequenti interruzioni dei flussi veicolari e senza interferenza con le manovre di parcheggio. Un'eccessiva frequenza delle interruzioni, restringimenti di carreggiata e poca fluidità degli assi di quartiere inducono nelle diverse ore della giornata fenomeni di congestione, con ricerca di itinerari alternativi impropri perché locali o eccessiva velocità di percorrenza. È il caso ad esempio dell'asse Monterosa-Sempione. Alla luce di tale previsione generale, considerata come fonte di pericolo e problematica per tutta Rese, prevista nel PUT, la quale richiede di fluidificare le strade urbane di quartiere, togliendo anche i restringimenti presenti sulla carreggiata, è evidente che ogni restringimento di carreggiata rappresenta una contraddizione con il documento generale a suo tempo approvato, con i poteri del Consiglio Comunale, che pertanto andrebbero preventivamente modificati. E questo anche per poter eventualmente restringere le carreggiate come su Viale Resegone, inserire le fermate degli autobus in mezzo alla strada su tutto il tracciato degli assi di quartiere. Innanzi ad una previsione di tale portata contenuta nel PUT, ovvero nel PGTU, non appare infatti possibile allargare, a volte raddoppiare, le corsie di veicoli in corrispondenza delle rotatorie, con grave rischio per la sicurezza dei pedoni, generando continui restringimenti e allargamenti. Se il problema rilevato dal PUT, ovvero dal PGTU, rimane la congestione del traffico nelle diverse ore della giornata, che inducono la ricerca di alternative improprie su strade secondarie, appare anche palesemente illogico e contraddittorio ogni intervento non diretto a quella finalità. E semmai andavano progettate opere di viabilità esterna, da noi sempre caldeggiate e proposte in più occasioni, secondo quanto d'altra parte prospettato e verbalizzato dallo stesso commissario all'atto della presentazione del piano viario al collegio di vigilanza nell'accordo di programma. Inoltre, nessuno ha calcolato gli effetti di un eventuale peggioramento della fluidificazione degli assi principali di quartiere, causato da restringimenti dei parcheggi laterali con relative uscite dalle fermate dei bus, dagli allargamenti e restringimenti in prossimità delle rotatorie, sugli itinerari alternativi impropri, cioè ossia le altre strade locali. E anche questo passaggio ovviamente appare in contrasto col principio di gerarchizzazione delle strade contenute nel piano urbano del traffico e anche nel PGT. Si ricorda che nella fase propositiva degli interventi del PUT, approvato con atto di Consiglio Comunale, viene ribadito che gli assi di quartiere devono garantire fluidità del traffico transitante. In presenza di queste prescrizioni non modificate, anche le dichiarazioni del Sindaco, che ribadiscono pubblicamente che il progetto approvato dalla Giunta non è diretto alla fluidificazione del traffico, appaiono naturalmente incoerenti con gli atti amministrativi approvati, vigenti ed esistenti. Infine, nel PUT viene affermato che il regime di marcia stop and go determina incrementi di tempi di percorrenza, maggiori consumi di carburante, maggiore emissione di inquinanti. Appare evidente a chiunque che questa previsione e considerazione non sia conciliabile con la presenza di un'unica corsia,
restringimenti vari e fermate di bus in mezzo alla strada, a livello di marciapiede, mai prevista nel documento approvato con i poteri del Consiglio Comunale. Interventi questi che costringeranno gli automobilisti a continue e ripetute soste stop and go. Di conseguenza, ribadiamo che per poter intervenire in modo differente rispetto a quanto previsto nel PUT, occorre, secondo noi, preventivamente modificarne il documento stesso. Concludo con una piccola nota polemica che avrei evitato, però avere la possibilità di entrare in un'analisi documentale così approfondita, aver richiesto una presa visione atti al 30 di ottobre 2014, dove avevo chiesto delle relazioni tecniche illustrative del centro studi PIM rappresentate e protocollate in comune dalla revisione 0 alla revisione 4 del 30 settembre 2014, debitamente timbrate dal protocollo e la documentazione di certificazione dell'ASACERT con elenco dei documenti. Dopo una serie di telefonate con la struttura, ho inviato una mail dove andavo a specificare che non era intenzione del consigliere far spendere al nostro comune quattrini per avere documentazione cartacea così copiosa, ma che forse bastava mettere la documentazione su un CD. Però ho voluto ulteriormente specificare che la documentazione essenziale cartacea era inerente alle relazioni che descrivevano evidentemente le revisioni 0 e 4, oltre alla certificazione ASACER di recitazione del progetto. E specificavo in questa mail che naturalmente tutti gli elementi planimetrici, fotografici, mappe e quant'altro poteva essere tradotta in formato digitale. Quanto mi è stato consegnato e ribadito in questa lettera di allegato, perché ho evitato di portare con me la documentazione, è stato consegnato lo studio di traffico, attività C, lo studio acustico, attività D, lo studio del traffico e rilievi di traffico, attività C, e nulla di tutto ciò è stato da me richiesto. L'unica documentazione congrua era il rapporto ASACER del 28 agosto 2014. Grazie, e qui concludo. Grazie Presidente. Poiché più volte chiamato in causa, volevo a nome mio e della Giunta confermare la piena legittimità della procedura seguita per l'approvazione della delibera 173, che è meglio nota come progetto di adeguamento viabilistico sui principali assi stradali. E senza esitazione ci assumiamo la responsabilità politica di questo atto. La delibera è stata assunta nell'organo preposto, che è la Giunta Comunale, come atto conclusivo di un percorso di confronto durato un anno con i consiglieri e con la cittadinanza, a seguito del quale si è accolto tutto ciò che era in coerenza con la nostra visione di città. Abbiamo ricevuto un mandato di 5 anni per amministrare. Alla fine di questo mandato saranno i cittadini, sulla base dei dati oggettivi e sugli esiti concreti di questo periodo, a giudicare il nostro operato. Grazie. Volevo sapere se potevo apporre la mia firma al documento del consigliere di minoranza, in quanto precedentemente, non avendo nessuna carica, non avrei potuto firmare, visto che oggi è stato insegnato. Formalmente è stato presentato questo con le firme, se lei adesso come dichiarazione politica vuole aderire non c'è nessun problema, dopodiché il documento che resta agli atti è questo. Ok, grazie mille. Buonasera a tutti, cercherò di essere breve, di fare poche considerazioni, spero qualificanti, fini della mozione presentata. Una mozione che non nascondo presenta delle complessità, visto che si addentra molto nei tecnicismi, soprattutto quelli giuridici, sembra quasi scritta da un avvocato, però come diceva giustamente Bettinardi, non tutti siamo esperti e tecnici.
appena iniziato, se iniziamo così non... Non iniziamo come l'altro. Presidente, però, ecco, bravo. Se facciamo così ogni volta. Prego, consigliere Nuvoli. Tira fuori. Posso? Quindi, come si dice appunto nella mozione, non si vuole giudicare nel, come dire, nella complessità del progetto, ma si sollevano alcune questioni di forma. Io ripeto, non sono un tecnico, mi pare che il sindaco abbia risposto in tal senso, penso che la delibera quando è stata presentata in giunta sia stata precedentemente anche verificata dall'organo preposto all'interno dell'ambito comunale, quindi mi dire, lascio ad altri le osservazioni di merito. L'unica cosa che mi sento di dire è che se ci sono delle questioni formali, non penso che sia compito del Consiglio Comunale sbrigare la questione, specie in ambito giuridico, ma ci sono altri organismi. Quindi penso, invito caldamente l'opposizione a rivolgersi a chi di dovere, che sia il TAR, che sia la magistratura, sia chi sia, però non penso che sia il nostro compito dare un giudizio formale dal punto di vista giuridico, ripeto, su un atto che è stato convalidato, validato dagli altri organismi presenti all'interno del Consiglio Comunale. Dopodiché non mi è neanche chiaro, ma ripeto, non siamo tutti esperti, nonostante all'interno di questo Consiglio Comunale ammetto che ci sia un know-how su ogni materia elevato sopra la media, però come dire, non mi pare che si evinca quelle che sono le contraddizioni. Poi oggi ci è stato presentato alle 8:05, quindi il Consiglio Comunale è quasi iniziato, un documento dal consigliere 5 Stelle in cui si evidenziano quelli che dovrebbero essere i differimenti tra il PGU PUT e il progetto approvato dall'amministrazione. Quindi anche qui non ho capito se è un documento formale o cosa, perché leggo frasi del tipo il piano disincentiva l'attraversamento degli assi principali. Quindi fino a poco tempo fa c'è stato detto che incentivava, ora disincentiva, ma ne prendo atto, leggo cose tipo è stato fortunatamente tolto lo spartitraffico, non so se una citazione in qualche documento o una cosa opinabile, quindi ripeto, fatico a capire quelle che sono a livello formali le questioni. Dopodiché non voglio, ripeto, entrare nel merito, però sono anche qui state dette alcune cose che sono in contraddizione con tutto quello che è stato detto in questi 18 mesi. Cioè, perché il problema, mi è parso di capire prima, fosse che noi raddoppiavamo le corsie, quindi si passava da una a due. Adesso il problema è che invece si restringe le corsie, anche lì ammetto, sarà un problema mio, ma non capisco né fatto qual è il problema sollevato dalle opposizioni. Quindi dalle opposizioni ovviamente mi riferisco sia a quelle all'interno del Consiglio Comunale che poi quelle che poi sono quelle che stanno realmente conducendo la battaglia fuori dal Consiglio Comunale, e quali rispetto ovviamente la legittimità del pensiero seppur non condivido. Dopodiché c'è un'altra questione, la legittimità della votazione in giunta. Io penso che anche lì sia una scelta politica, condivido le parole del sindaco, nel senso che è stato fatto un percorso, che non sto a ripetere, di confronto con la cittadinanza, di confronto con i consiglieri comunali, un consiglio comunale aperto che è durato oltre un anno, come mai è stato fatto in questa città, forse oltremodo. Siamo arrivati alla fine a fare ulteriori modifiche che mantenevano l'impianto generale del progetto ma che andavano incontro delle esigenze particolari, francamente faccio fatica a capire nuovamente quale sia il problema. Io ogni tanto ho la sensazione che si voglia far diventare questa città come la Val di Susa, come la TAV, come la questione della TAV, perché quello era... dai versi che, come dire, che sento evidentemente a Val di Susa è arrivato altro la polemica. E dopodiché sento nuovamente ritirare fuori la questione della viabilità esterna. Ho capito il consigliere Bettinardi, che gli riconosco una, come dire, coerenza su quel punto di vista indiscutibile, che la questione, il problema, sembra farci tutti mani sia questa tangenzialina. Dopodiché ci ricordiamo che è stata approvata anche lì dal centrodestra, che oggi sta completamente all'opposizione, una delibera in cui sostanzialmente veniva stralciata la questione della viabilità esterna, quindi compresa la... Se posso andare avanti, se no il consigliere giudici gli lasciamo la parola.
Infine, ultima questione in cui concludo, vorrei leggere due parole, dopodiché arrivo a conclusioni, perché mi sembra, come dire, la chiosa finale di tutta quanta questa discussione che sta veramente raggiungendo un po', per certi versi, il ridicolo. Leggo quanto uscito sulla stampa questa settimana. Ci sente stardita a parlare del traffico che questo porterà, ma sui 2,2 milioni di metri quadri dell'ex area alfa solamente il 7,5-8% dell'area sarà destinata al centro commerciale. Qui fin qui. Il traffico destinato a quell'area ha altre direttrici e non passerà da Rese, quindi si dice non passerà dentro città di Rese il traffico che va verso l'alfa. Inoltre non sarà molto più di quello che c'era ai tempi della casa del Biscione e Tempidoro, scusate. C'è stata una presa di posizione strumentale, ma con le ripicche politiche si rovinano i territori e il patrimonio della città. Queste qui non sono le parole del segretario del PD, neanche di un membro illustre della giunta, ma del ex sindaco di Arese, Gino Perferi, al quale va data anche lì stima e riconoscenza, ha fatto un intervento lineare nel quale critica la giunta, ma mi pare che su un punto sta sostanzialmente dando ragione o quantomeno va in contraddizione con quanto espresso dai suoi compagni di partito dell'UDC. A, che il traffico non passerà dentro Arese se non entro certe condizioni, e che c'è una presa di posizione strumentale, ma con le ripicche politiche, penso che, come dire, con saggezza che gli riconosco, si rovinano i territori. Allora, i casi sono due. O non c'è una visione coerente all'interno dell'opposizione, e quindi allora qui c'è un fatto politico importante che l'ex sindaco Perferi dice una cosa e i suoi non lo seguono, quindi, come dire, vorrei capire questo punto, o forse sta dicendo quella che è la sacrosanta verità, che ormai questa qui della viabilità non è più una questione di merito, perché se diciamo giallo bisogna fare bianco, se diciamo bianco probabilmente è sbagliato bianco perché bisogna ritornare a giallo, non lo so, e evidentemente c'è una presa di posizione strumentale, e io quindi faccio mie, e lo ringrazio sentitamente quello che ha detto, con le ripicche non si governano le città e i territori, ma si rovinano. E mi pare... tutta l'intervista, leggila tutta, non una parte. Ma io leggo la parte, ci ma sono tante. Però la prego, proprio lei no. Perché no, sta diventando... No. È insostenibile che una persona che ha rappresentato le istituzioni sa come ci si comporta in consiglio comunale, la prego. Io concludo, leggerò l'intervista, ma io francamente lezioni da chi ha voluto questo centro commerciale, che è la causa di tutti, ma non la voglio, non la voglio. Quindi francamente, prima di dare lezione a altri, perché siccome mi pare che qua gli unici che si sono sempre opposti con coerenza sono i consiglieri del centro-sinistra, in particolare del Partito Democratico, francamente chi è causa dei problemi principali di questa città, lezioni non ne voglio. Quindi ora, signor Perferi, rappresenta, faccia un po' di chiarezza, forse prima con se stesso e con i suoi, poi venga a dare lezioni alla città. Oggi, grazie a Dio, mi sia consentito, governano altri e forse qualche pezza ai problemi causati dagli altri. Comunque sento un po' di fischi, la partita mi sembra che fosse ieri, quindi ora... Non siamo, io su questo concordo, non siamo allo stadio, se iniziamo a fare le tifoserie ci sono di tutte le parti, non si conclude più, non si dialoga e non si ascolta. Se il pubblico non mantiene un comportamento accettabile, lo posso anche comprendere, non lo comprendo però dei consiglieri comunali, quindi vi saranno dette cose che non fa piacere sentire, né da parte di consiglieri di maggioranza né da parte di quelli di minoranza, però vi chiedo di avere un comportamento. Non è la nostra opinione. Non è questo il momento, benissimo. Benissimo, se potete far proseguire questo consiglio comunale, bene. Se no devo provvedere, perché noi dobbiamo andare avanti con il consiglio. In questa aula hanno diritto a parlare i consiglieri comunali che avete votato, ci saranno dei rappresentanti che diranno, immagino, benissimo. Quindi prego, consigliere Miracoli, provi a intervenire o chieda cortesemente ai suoi di far intervenire. Prego.
consigliere Romboli non abbia capito che non la mozione. Sicuramente avrà qualche amico avvocato cui chiedere la traduzione. Entro nel merito della mozione e volevo dire che nel piano urbano del traffico, ovvero PCTU, si prescrive un intervento diretto alla realizzazione di uno spartitraffico centrale sugli assi di quartiere. Questa scelta, come molte altre, può non essere condivisibile, ma questa impostazione, se non si provvede alla modifica, viene in ogni caso prevista nell'attuale piano del traffico. Nel progetto, senza badare alla necessità di modificare il PUT, ovvero il PGTU, per garantire coerenza e certezza, non viene previsto lo spazio traffico in via Nuvolari. Anche su questo punto, per dar corso alla volontà, che si condivide, di togliere lo spazio traffico, soluzione condivisibile nel merito ma non nel suo iter procedimentale, occorre prima modificare le previsioni generali per dare coerenza al sistema ed un senso e dignità al piano generale del traffico. Sempre nel PUT, ovvero PGTU, si prevede, a tutela della sicurezza dei pedoni che attraversano le strade di quartiere Resegone, Sempione, Nuvolari, Gran Paradiso, Isole Salvagente, di larghezza pari a 1,50 m. Questo a garanzia e tutela dei pedoni, biciclette, disabili e anziani. Nel progetto approvato, in alcuni punti, non è presente alcuna isola salvagente e in alcuni punti di pericolo, dove attraversano centinaia di pedoni e spesso anche bambini, come alla rotonda Matteotti e Resegone, viene prevista un'isola salvagente al di sotto dei 70 cm. Anche questa previsione appare in contrasto con le previsioni del piano urbano del traffico, ovvero del PGTU. Sempre nel piano urbano del traffico, ovvero PGTU, si prevedono due corsie con la possibilità, in futuro, di destinare la corsia di destra ai bus elettrici sugli assi Nuvolari Gran Paradiso. Questo in coerenza col PUM, Piano Urbano di Mobilità. Nel progetto si preclude questa possibilità creando, ad esempio, zone di fermata bus rialzate in mezzo alla strada e restringimenti che di fatto limitano ad una sola corsia per senso di marcia, specialmente i tratti di quartiere Nuvolari, Gran Paradiso, Resegone e Sempione. Soluzione anche condivisibile nel merito, ma non nel suo iter procedimentale, come quelle sopra citate. Anche per questa ragione il progetto approvato appare in contrasto con quanto approvato in Consiglio Comunale come piano del traffico e occorre pertanto modificarlo. Proprio per queste ragioni e per quelle manifestate dai colleghi firmatari di questa mozione di autotutela, mi aspetto che l'amministrazione prenda atto e rispetti tutti gli iter procedimentali, rispettando così la funzione del Consiglio Comunale e dei suoi componenti. Mi auspico quindi che il buonsenso faccia sì che gli errori vengano appresi dalla Giunta e si proceda a rimediare con cura, salvo nostra autotutela in sedi sovracomunali, come chiesto dal consigliere Nuvoli. Mi auspico che si modifichi il PUT o PGTU seguendo quella procedura di partecipazione prevista e seguita per la sua approvazione, lasciando spazio alle osservazioni della cittadinanza, ridando a loro la parola e il diritto di decidere come modificare le loro strade, ridando così la fiducia e il senso di democrazia che non eccelle più nella politica. Grazie. Questa continua mancanza di rispetto, onestamente, nei confronti di propri colleghi, questo continuare a sottolineare e dover ribadire che siamo stati eletti nelle file di Rese del Centro e non nelle file dell'UDC, anche se nessuno nega i propri passati. Però vorrei che questo rispetto prima o poi venisse fuori quando viene richiesto dall'altra parte. Mi sembra che nessuno da questi banchi abbia mai offeso o portato condizionamenti strani. L'avvocato non si è accorto, però, e questo era il secondo aspetto, per esempio nel documento ASACERT di accertamento, che è del 12 agosto di quel progetto e del settembre 2014, quindi oltre alle previsioni che vengono approvate in sede successiva, ma qui certificate, addirittura semplicemente una nota che è di poco riferimento dice che i documenti trasmessi non risultano essere firmati dai progettisti. Se io faccio questa cosa qui insieme all'ufficio tecnico comunale, il mio progetto viene respinto senza neanche essere preso in esame. Come terzo elemento, in risposta invece all'articolo del,
dell'ex sindaco Gino Perferi e la sua parziale preoccupazione ai flussi di traffico verso il centro commerciale, quello che noi preoccupa in maniera particolare sono i flussi di traffico di pendolarismo verso la fermata della metropolitana vicino al nostro territorio. E quello che ci preoccupa è scoprire che tutti i comuni limitrofi hanno decentrato la viabilità rispetto ai propri territori. Quello che ci preoccupa è capire che quello che doveva fare Arese l'ha fatto per Bagnate, non facendo più attraversare Santa Maria Rossa e quei quartieri e addirittura sventrando un centro ippico e una zona verde. Lì le zone verdi dove vanno? Quelle sono meno importanti solo perché sono di fuori di Arese? No, per me sono importanti in maniera analoga. Io vi invito nuovamente a riflettere. Nessuno, quello che è il contenuto dei documenti urbanistici in possesso e debitamente deliberati è in contrasto, secondo noi naturalmente, con quanto in questo momento viene messo in approvazione da parte della Giunta. Ma solo una precisazione, ovviamente AsaCerca ha fatto un lavoro affiancando i progettisti man mano, no? Quindi non è che è venuta alla fine esaminando tutta la documentazione in un botto solo, ha fatto dei rilievi man mano, in itinere, come si dice, e uno di questi era che le copie in itinere non erano firmate e ovviamente sono state firmate, quelle approvate non sono firmate. Io non voglio entrare nelle polemiche perché francamente non è nella mia natura. Comunque volevo ritornare sulla mozione, perché poi in realtà quello che andiamo a discutere questa sera è la mozione, anche se poi ho l'impressione che la mozione sia un ennesimo pretesto per riparlare di viabilità quando è da un anno che ne parliamo. Comunque, la mozione è molto giuridica e piena di tecnicismi, anche per quanto anch'io ho avuto difficoltà a comprenderla fino in fondo. Qui si va a chiedere al Consiglio Comunale di andare ad annullare un atto di giunta su una asserita incompatibilità e incoerenza della delibera di giunta appunto col PGTU o col PUT. Però, stando alla lettera della mozione, non si va a specificare dove sta l'incoerenza. Quindi, se noi dovessimo votare a tenerci la mozione è estremamente generica. Cioè, si va a chiedere di annullare un atto amministrativo senza specificare quali siano le basi e dove sia appunto l'incongruenza. Ora, che poi sia stato consegnato qualche minuto prima uno schemino riassuntivo con le varie differenze, però francamente anche noi della maggioranza, questo denota uno scarso rispetto per la maggioranza, perché comunque non siamo stati messi in grado di valutare le pagine e le varie incongruenze. Quindi io me lo guarderò con calma e francamente non capisco poi se quell'atto è un'aggiunta rispetto a una mozione o è un documento chiarificatore, non lo so. Comunque non credo che sia legittimo comportarsi in questo modo, perché voi parlate tanto del rispetto della minoranza quando voi stessi avete consegnato questo documento pochi minuti prima e né firmato né niente, non si capisce cioè potrebbe essere un documento chiarificatore, ma io francamente non capisco se è correlato o meno la decisione. No, guardi, consigliere, Beppe, lei dialoghi con i suoi colleghi consiglieri, non con altri, e con me. Lasci stare il commento al pubblico e prosegua, prego. Vabbè, comunque, secondo me l'atteggiamento della minoranza in questo caso è stato scorretto. Comunque, ritornando alla mozione... Dei consiglieri di minoranza. Ignoli, prego. Quindi, ritorno alla mozione. Allora, la mozione conclude dichiarando di agire in autotutela, chiedendo l'annullamento di un atto di giunta. Ora, si è chiesta alla minoranza i casi in cui si agisce in autotutela, cioè ci saranno dei presupposti. In realtà per agire in autotutela ci sono, io comunque ho fatto degli studi giuridici, ci sono dei presupposti. No, consigliere Pergoli, io la invito, lei dialoghi con il consiglio o con me, lasci stare i commenti. Scusi, del pubblico, ho richiamato, ma si vede che... Per me è difficile, perché lei, comunque lei non si può parlare e avere qualcuno dietro che... Lei prosegua, lei prosegua in quello che deve dire. Vabbè, comunque... Comunque qui non è stata indicata né l'illegittimità della delibera e né l'interesse pubblico specifico alla rimozione di un atto amministrativo. Ora, si è chiesta anche la minoranza se c'è effettivamente
un interesse pubblico alla rimozione di un atto di questo tipo. Cioè, a me sembra veramente che la minoranza non ha né specificato le legittimità nell'interesse pubblico, posto che l'interesse pubblico ci sia. E poi si è chiesta alla minoranza gli effetti di un eventuale annullamento di un piano di viabilità. Cioè, che effetti avrebbe? Bloccheremo i lavori, risulteremo impreparati all'avvento del centro commerciale, quindi io non so se nel presentare questa mozione avete valutato, spero di sì, non so se avete delle soluzioni in questo senso, anche gli effetti di un annullamento di questo tipo. Niente, direi che... Quindi che vabbè, e noi del forum ovviamente bocciamo, perché più che bocciamo la mozione, perché la mozione allo stato è inaccoglibile proprio perché non dettaglia né l'illegittimità né l'interesse pubblico, a nostro avviso. Quindi questa è la conclusione del gruppo forum. La ringrazio, consigliere Pelle. Allora io vorrei ritornare, diciamo, al senso della mozione, insomma, quindi quanto riguarda quello che si è detto adesso, si è dibattuto e quanto detto. Allora, sono perfettamente d'accordo con quanto è stato detto dai consiglieri di maggioranza, quali anche io rappresento, quello ciò che ha detto anche il sindaco, che la deliberazione di approvazione del progetto, a nostro avviso, cioè l'avviso del gruppo Alese Rinasce Italiana, è stato ben argomentato e motivato e tiene conto di tutti gli apporti dall'esterno, cioè praticamente senza entrare adesso troppo nel merito, perché è un anno che ci parliamo, è stato tenuto conto naturalmente di tecnici del traffico, sono venuti ingegneri del traffico, sono venuti turisti, il progetto addirittura è stato anche ritardato proprio perché si è dato spazio alla cittadinanza, cioè la cittadinanza stessa, le corsie sono state spostate, insomma sono stati accolti tutti i pareri, quindi non voglio più rientrare nel merito, però tutto si può dire finché questa giunta non è stata finora più che democratica, anche perché ascoltando le persone la giunta ha dato una dimostrazione anche di umiltà, perché se delle modifiche sono state apportate, perché i matrimoni comunque si fanno in due, pertanto voglio dire, se qualcuno ha anche proposto, i cittadini hanno fatto le loro richieste, è evidente che l'umiltà e l'intelligenza di chi ti ascolta e di chi ha fatto delle modifiche mostra ancor più la buona volontà, la ottima volontà, devo dire, di questa, della maggioranza, della giunta, che alla fine hanno partorito questo progetto. Poi per entrare anche nel merito, ripeto, la nozione che nei tecnicismi rischieremo tutti quanti quindi impantanarci sulla corsia larga, la corsia stretta, adesso è sempre il bongo, se c'è allargo, stringo, insomma non si riesce a capire, insomma, poi papà. Come è stata presentata in questo momento, cioè assume varie forme a seconda delle intenzioni di ognuno e a seconda degli obiettivi di ognuno. Allora qui non ci devono essere obiettivi personali, soggettivi, ci deve essere sostanzialmente il progetto che è stato partorito, è stato a lungo argomentato, è stato a lungo pianificato, con, ripeto, l'umiltà di ascoltare, l'umiltà e quindi l'intelligenza di ascoltare le persone che l'hanno proposto, e quindi io credo che questo sia la validità principale di questa giunta. Inoltre vorrei anche chiarire che, a parte il documento che è arrivato poco fa, che ho detto velocemente, però in effetti io non noto, io e il mio gruppo, nessun contrasto tra il progetto e la pianificazione, cioè l'illegittimità deve essere al limite l'onere della prova fatta a carico di coloro i quali vorranno eventualmente fare un ricorso, non lo so se vedranno loro eventualmente, perché nella mozione leggevo anche apparentemente contrasto tra progetto e pianificazione, quindi quello apparentemente lascia comunque diverse discussioni. L'atto amministrativo letto anche nella mozione della giunta, gli atti amministrativi sono già per natura unilaterale, per quelle minime nozioni di diritto che posso avere, insomma. E poi quello che volevo aggiungere è che occorre anche argomentare indicando norme, riferimenti precisi per verificare il contrasto con strumenti di programmazione. Tutto ciò non è indicato, cioè questi contrasti non sono per niente indicati. Quindi il gruppo ha premesso tutto quanto è stato detto in questo momento, io che rappresento il gruppo Rese di Nascita Italiana, chiaramente bocciamo la mozione. Grazie. Mi spiace, venga detto che non abbiamo rispetto della maggioranza, però per capire la mozione bastava
guardare la delibera di giunta e confrontarla con il piano urbano del traffico per capire le divergenze tra i due progetti. Semplicemente bastava osservare i documenti senza doverveli spiegare noi nei dettagli. Sì, solo per un breve commento all'intervento della consigliera Berg, che si, cioè qui non è che c'è da studiare. Allora, noi riteniamo che il progetto approvato dal Consiglio Comunale nelle funzioni dell'allora commissario aveva dei contenuti, vedi il discorso del parcheggio di Coldilano, il stracciato, vedi tante cose, per cui noi riteniamo che queste modifiche siano importanti al punto tale che il progetto nuovo, definitivo, venga riproposto al Consiglio Comunale. Non stiamo dicendo che è illegittimo, noi riteniamo che la Giunta si assume un potere che a nostro parere non le compete, perché questo è un discorso da Consiglio Comunale. Il progetto è stato approvato dal Consiglio Comunale, ne viene stralciato uno nuovo e non veniamoci a dire che il discorso che è passato un anno, lo sappiamo tutti perché è passato un anno, perché c'erano delle grosse difficoltà. Non è che ne abbia passato un anno per chiedere più o meno, c'erano delle difficoltà, perché se la maggioranza era così convinta della validità del primo progetto, partiva, la faceva, alla maggioranza, alle competenze e alla possibilità di fare, se non l'ha fatto perché qualche problema anche al posto interno è venuto fuori. Comunque con questo vuol dire che il discorso è questo, noi riteniamo che in questo momento la Giunta approvi un progetto che non è di sua competenza, perché noi riteniamo che la competenza sia del Consiglio Comunale. Voi ritenete di no, tra l'altro ho sentito che dei vostri esponenti, e qui mi allaccio al consigliere Nuvoli, cioè anche tu però dovresti un po' immedesimarti, cioè fanno gli interventi tutti e non c'è polemica, fai un intervento te, succede paragone, cioè non è che perché tu ti, cioè, e non è che perché ci provi a prendere per il culo la gente, perché poi a questo punto qua io ho sentito anche dei vostri esponenti che dicono il progetto è approvato dalla maggioranza, no, non è così, il progetto è approvato dalla giunta, perché la maggioranza lo deve approvare, lo approva qui, la maggioranza si esprime qui, perciò il progetto che va avanti è approvato dalla giunta, non dalla maggioranza. Se poi voi ritenete che le modifiche apportate siano trascurabili rispetto al piano della norma, va bene, voi lo fate e andate avanti, noi ci faremo dare delle valutazioni, certo una minaccia, né? Ci faremo dare delle valutazioni da qualche avvocato che ci dica se ci sono i presupposti o meno di andare a qualche organo superiore. Dopodiché, se è legittimo quello che sta facendo la Giunta, noi siamo i primi, non siamo convinti della bontà del progetto, però qui la Giunta, la maggioranza c'è ed è giusto che deliberi, Non è che noi vogliamo togliere il potere di deliberare, cioè vorremmo solo sapere se quello che si sta facendo è legittimo in questo momento. E questo è il succo della nostra mozione, cioè non c'è bisogno di andare a fare delle valutazioni supersoniche. Bravo Carlo, bravo. Grazie Presidente. No, però guardate, questo atteggiamento da bullismo che insegniamo nelle scuole a non fare, vi chiederei di non usarlo, è proprio brutto. Non è questo il luogo e non credo che sia proprio un sistema il metodo di fare in questo Consiglio Comunale. In questo Consiglio Comunale ci sono, io un dialogo con lei non lo apro, se continua così io sono costretta ad allontanarla dall'aula e lo faccio. Vi ringrazio i cittadini che sono pagati altrettanto contrari a questo piano, ma si stanno comportando in una maniera educata e civile, spero che diventeranno la maggioranza. La ringrazio. Prego consigliere Bellunato, la parola. Ringrazio Presidente. Buonasera a tutti i cittadini e consiglieri intervenuti. Io ho letto attentamente la mozione, non,
Non intendo entrare nel merito di tecnicismi che peraltro non mi competono, però qualcosa è saltato anche al mio occhio legalmente inesperto, non sono osservazioni tecniche. Allora, innanzitutto non posso nascondere il fastidio che ho provato nel leggere ripetuto 5-6 volte il fatto che non si intende entrare nel merito, condivisibile o meno, si ribadisce con forza indipendentemente dal giudizio, eccetera, salvo poi stasera durante la discussione nel foglietto che ci è stato consegnato, assistere a un florilegio di fortunatamente disattesa, come dice il consigliere Miragoli, condivisibile nel merito, eccetera. E in tutto questo in relazione a supposte difformità del progetto rispetto al PCTU. E quindi ne deduco che qualcosa nelle previsioni del PCTU non mi piace, non mi piaceva. Allora mi chiedo, ma come mai nessuno dei oppositori attuali di queste previsioni non ha approfittato della effettiva connotazione democratica della struttura procedimentale a suo tempo per presentare delle osservazioni in merito a queste previsioni che tanto danno fastidio adesso? Adesso io capisco che forse Forza Italia non attraversava il suo miglior momento come forza politica in quel periodo, qualcun altro forse stava festeggiando il successo dell'iniziativa Tutti a Casa, salvo poi un anno dopo fare Tutti a Casa Mia che facciamo una coalizione. Non parlo del gruppo Arezzo al Centro perché giustamente è una forza politica nuova, quindi non mi sento di attribuire alcuna responsabilità su quello che è successo nel passato, e forse il Movimento 5 Stelle, non so, stava raccogliendo le firme contro la tangenzialina all'epoca. E qui è sorprendente, no, osservare che a distanza di pochi anni c'è stato questo ribaltamento di giudizio, perlomeno dell'espressione del giudizio, sulle previsioni del PCTU. L'altra cosa che è saltata a mente, che è saltata all'occhio la prima lettura della delibera, e che in parte evidentemente è saltata all'occhio anche a qualcuno dei firmatari, prima fortunatamente prima di leggere stasera, è l'incoerenza interna sulle date attribuite alla delibera del commissario numero 92, che in qualche punto è del 2012, in qualche punto è del 2014, e il punto 8 è del 1912. Questa cosa evidentemente salta all'occhio alla prima lettura. Sono lieto che non sia avvenuta in questa sede la prima lettura da parte dei firmatari. Ecco, io sono ad Arezzo da 4 anni, pochi anni, ho assistito a 3 sindaci, ho conosciuto 3 sindaci, 2 commissari dell'amministrazione, e non vorrei assistere a un bizzarro esperimento di commissariamento delle minoranze da parte di elementi, diciamo, fuori dal comune, con la C maiuscola, a beneficio della trascrizione. Grazie, finito. Ovviamente farò la dichiarazione, anche se abbastanza già esplicita, del Partito Democratico. È ovvio che qui non possiamo rifare la storia del progetto della viabilità e del PGTU, che ha visto impegnati ovviamente negli ultimi anni 2 commissari prefettizi e un sindaco liberamente eletto e durato solo 2 mesi. Io vorrei però mettere un punto, ovviamente contestualizzare il momento in cui arriva questa mozione. Questa non è più la fase ovviamente di progettazione, ce lo siamo già detti, ma è quella la fase di realizzazione concreta degli interventi, che vi ricordo, visto che questi passaggi appunto nella mozione non sono stati presentati, abbiamo avuto momenti pubblicamente di appunto giornate aperte in comune, abbiamo discusso il tema della viabilità nel Consiglio Comunale del 10 dicembre del 2013, la partecipazione dell'amministrazione ad incontri vari con i cittadini, oltre anche ad aver fatto ovviamente dei cambiamenti e dei miglioramenti in più punti. Uno tra i tanti che è andato per un periodo, era sicuramente molto in voga, è stato richiesto più volte, quello per esempio, facciamo queste strade come quelle di Via dei Platani strette e con ciclabili separate. Noi queste richieste per esempio non le abbiamo accolte proprio perché sarebbe stato necessario prima modificare il PGTU declassando le strade da urbane di quartiere a strade locali. Questo è solamente una delle tante richieste che era venuto di cambiamento. Vorrei ritornare un attimo al tema della mozione e non degli altri ovviamente fogli che ci sono stati presentati questa sera all'ultimo.
La mozione ricorda l'iter di legge per l'approvazione del PGTU e le sue modifiche. Il secondo punto è che la mozione sostiene, al punto 20, ben esplicitato, l'incoerenza tra l'atto generale del PGTU e gli interventi concreti del piano di viabilità approvato dalla Giunta con delibera 173. Per quel che riguarda il punto 1, riteniamo l'iter eseguito aderente alle previsioni di legge. Per quel che concerne invece il punto 2, il tema dell'incoerenza, questa è una valutazione giuridico-amministrativa che secondo la Giunta e la maggioranza non ha alcun fondamento. Il progetto sulla viabilità è infatti coerente con quanto previsto dal piano generale, né tantomeno la mozione ci aiuta a capire dove questa supposta incoerenza risiede. Riteniamo pertanto di non aver violato nessuna norma approvando il progetto in punto competenza e procedimento iter di adozione. Ovviamente, per valutazioni diverse rispetto alle procedure amministrative fin qui esercitate dalla Giunta, sono disponibili per i firmatari della mozione ulteriori passaggi agli organi preposti, magari andando a modificare alcuni errori ancora presenti. Queste valutazioni, ovviamente concludo, sono le valutazioni dei consiglieri del PD che ci portano ovviamente a votare in modo contrario e non accettare la mozione proposta. E per dire che è la seconda volta che credo che noi facciamo un atto e non viene capito. La prima volta è stato il discorso del nostro abbandono dell'aula e ci viene risposto sui particolari delle delibere di quella sera. Non era nelle delibere, non era nel merito, era nel metodo che noi contestavamo l'altra volta. È uguale adesso, cioè qui adesso ci attacchiamo alla paura di condizionamenti, di progetti futuri, eccetera, eccetera. Magari sarebbe opportuno che anche voi rifletteste per dire: ma come mai cinque espressioni di partiti così diversi, di consiglieri di opinione così diversa, hanno trovato l'accordo su una mozione di questo genere? Vuol dire che non è che possiate pensare che c'è qualcosa veramente di importante che non va. No, voi dite, allora lui risponde, dice parla questo, quell'altro, le strade lunghe, le strade corte, ma in questo momento noi stiamo solo, ed è il senso della mozione scritto all'inizio, non per entrare nel merito, è per dire che questa delibera che viene approvata dalla maggioranza è una delibera di giunta, non è di maggioranza. E secondo noi la Giunta in questo momento non ha il potere di poterlo fare. Questo vuol dire che se la Giunta si ritiene e la mozione va in questo senso, la maggioranza la respinge, vuol dire che è d'accordo che la Giunta abbia questi poteri. Noi riteniamo di no, ma questo poi per entrare nel merito e per dire perché ti faccio la mozione di fermarti o del genere, ti spiego anche alcuni motivi, alcune cose, alcune cause, che sono quelli che vengono chiamati tatticismi, e poi tutto uno parla sempre e dice: ah, io sul tatticismo voglio entrare, poi sa tutto. Ah, sarà il suo modo di dire. Però, e ancora questo, è uguale all'altra volta, cioè noi diciamo una cosa e ci viene risposto in un altro modo. E questo è il discorso. Noi diciamo, ci sono delle cose che non hanno la Giunta in questo momento, torno a ripetere, non ha il potere. Nel momento in cui si dovesse, e poi anche lì sulla consigliere Terri, la paura di fermare o roba del genere, ma perché io devo aver paura di fermare? Se è illegittimo è illegittimo, se è legittimo va avanti, ma non è che lo fermo anche se è legittimo. Se qualcuno mi verrà a dire che è legittimo, non è che lo fermiamo, dopodiché se è fatto in un modo illegittimo, ma non sono io che mi devo preoccupare perché si rallenta, è chi ha provato in un modo illegittimo che sta facendo un attimo che non va bene. Questo è il concetto, cioè in brevi parole non è che dobbiamo fare delle scelte. Dopodiché voi la mozione la votate, la bocciate perché siete convinti che la Giunta hanno questo potere, e va bene, noi rimaniamo della nostra opinione. Allora, intanto mi scuso con la minoranza, cioè con la maggioranza, scusate.
non voleva essere una scorrettezza, cioè ho distribuito io quel documento che doveva essere qualche cosa in più per poter come dire, aggiungere qualche elemento di comprensione rispetto a quello che già esiste da tempo, di cui già si discute, di cui già sappiamo tutti, eccetera, eccetera. Quindi era un elemento, come dire, è stata un'iniziativa personale, quindi lo scorretto sono io in questo caso. Caro consigliere Perri, sono scorrettissimo in questo caso, ma è stata veramente un'iniziativa per poter dire, cari signori, giudici mi ha rubato le parole di bocca, cioè nel senso che non sì, noi non abbiamo capito come mai, cioè nel senso c'è una distonia tra il PUT e il piano del traffico, è lì da vedere, è una cosa facile, cioè erano previste delle cose, sono già state citate, no? Da Miragoli, da Bettinardi, possiamo andare avanti, cioè nel senso il parcheggio di Condilane era previsto, non c'è più, c'era una strada di Via Monterosa, cioè non c'era una strada di Via Monterosa che adesso compare, no? Quindi ci sono delle cose che non funzionano, no? che non tornano, quindi è lì da vedere, lì si sanno già, è questa cosa che come dire, vi portiamo a valutare, nel senso non si entra nel merito ma si cerca di dire solamente ci sono delle distonie e su queste distonie non è possibile un'approvazione del piano di viabilità, a questo punto bisogna riapprovare il punto, tutto qua, questo si sta dicendo, quindi non si entra assolutamente a contestare, per questo che leggevate degli aggettivi, fortunatamente non c'è più questo, perché molte cose sono condivisibili che ci sono nel piano di viabilità, sono condivisibili, ma a bomba quindi comunque rimane una differenza sostanziale tra quello che recita il piano parlo del traffico e questa cosa. A questo punto però, siccome effettivamente è difficile parlare, perché vedo che, come dire, tutti svicolano, si fa polemica, politica, eccetera, eccetera, io, se posso permettermi, vorrei chiedere veramente un parere all'assessore Ioli, cioè perché a questo punto questo tipo di cosa è una stupidata, cioè non è accettabile, perché comunque mi sembra così palese che non riesco a capire perché siamo di fronte a questo stallo. Guardi, io non avrei altro, l'avete presentata e quindi è tutta l'unità di essere discussa come stanno facendo i consiglieri. Non è opportuno, non è l'assessore che deve dare una risposta in merito alla legittimità o meno di un atto, se di giunta o di consiglio, così a scamparlo. Io capisco il suo tentativo, da me non è incompreso, lo sa, ma non è l'assessore che deve rispondere a queste domande, mi spiace. Allora lo chiedo al segretario. Lascio la parola al segretario, prego. Io ho già dichiarato che sugli atti di indirizzo politico, quale una mozione, non intendo entrare. Se mi si verrà formulato un parere, lo renderò nei termini di legge. Ovviamente la mia partecipazione. Ma chi parla qua di voi allora? Chi parla? Ovviamente io faccio fatica a parlare, a dire le mie sciocchezze mentre altri rumoreggiano. Saranno sciocchezze, ma visto che mi vengono chieste, le rendo. Ovviamente la partecipazione del segretario durante i lavori di giunta, i pareri resi, i pareri non erano tecniche contabili, qualora ci sia la necessità, attestano la legittimità dell'atto diciamo, assunto dalla giunta o dal consiglio, secondo il caso. Questo in termini assolutamente generali. In parte ha già risposto il segretario, che l'avrei interpellato anch'io, perché io qua ho notato che ci sono due piani. Da una parte, come dice il collega Scarparo, queste distonie tra il PGTU e la delibera di giunta. Dall'altro invece, come adesso, io mi volevo ricollegare al discorso fatto dal consigliere Giudici, che dice una cosa un po' più grave, dice che almeno da quanto ho capito io, che la giunta non ha il potere di approvare il piano di viabilità perché è un atto del consiglio. Io questo capisco. Però cioè, qui il segretario comunque ha confermato che è legittimo. No, è questo che vuole. Poi io posso dare la mia versione, lei può dare la sua, però in questo caso è qui che è un attimo.
regionale. La Giunta è competente ad approvare i progetti. Ecco, cioè, il piano, lo strumento di pianificazione è una competenza del Consiglio. In forza di una misurare che ci teniamo. Ma io trovo il progetto. Il progetto è una competenza della Giunta. Buonasera a tutti. Allora, io con rammarico prendo atto che il consigliere giudice ha finito i suoi interventi, perché si è contraddetto. Io volevo capire quale fosse la versione finale, perché nel suo primo intervento lei consigliere ha detto che lei non sta dicendo, non sta sostenendo che sia illegittimo quello, la delibera di giunta sulla viabilità, ma che secondo lei sarebbe stato meglio sottoporlo al Consiglio Comunale. Questo lei l'ha detto nel primo intervento. Nel secondo intervento invece lei ha detto che ritiene illegittimo l'atto della Giunta e che invece avrebbe dovuto sottoporlo al Consiglio Comunale. Lei ha detto queste due cose nei due interventi. Ok, io chiedo, non dobbiamo fare interpretare, non è che consigliera quando vi interrompo, perché non trovo già come metodologia quella di fare il dialogo. Non sto facendo finire di parlare. Lei sta dicendo delle cose e adesso il consigliere giudici non potrà rispondere perché ha esaurito i suoi interventi. Per cui credo che questa cosa le andremo a verificare con il prossimo verbale. Quindi le chiedo cortesemente di interrompere questa cosa. Col prossimo verbale potrete verificare cosa ha detto. Possiamo verificare, esattamente. Vorrei andare avanti nel mio intervento, perché questa era una mia domanda legittima che verrà a cui troverò poi risposta nel verbale io e tutti gli altri, perché io ho notato questa incongruenza di fondo. Invece, per tornare sull'oggetto della discussione, io vorrei richiamare l'attenzione di tutti sul fatto che sono mesi che ci ammazziamo di angoli di deflessione, di larghezza delle strade, di isole salvagenti, di marciapiedi sì, marciapiedi no, ciclabili solo segnate, ciclabili sopraelevate. Ci sono gli uffici tecnici, sono stati pagati gli esperti per dare la consulenza. Noi siamo qui a decidere se questi sono utili alla cittadinanza o non sono utili, in fatto di quello che succederà all'esterno ad Arese, che non è stato deciso da questa maggioranza, ma che da questa maggioranza verrà governato. In più, questo va amalgamato con la nostra idea di città, che è stata presentata nel programma elettorale. Quindi è evidente che, anche se abbiamo vinto al primo turno con un'ampia maggioranza, non tutti i cittadini ci hanno eletto e non tutti i cittadini erano d'accordo con noi. Ma è altresì evidente che noi abbiamo il mandato dei cittadini per esporre, per rendere pratica la nostra idea politica di questa città. Poi saranno i cittadini che decideranno se quello che abbiamo fatto è piaciuto o no alla maggioranza di loro. Scusate, io sono un veterinario, però non amo i muggiti delle vacche, scusa, mentre parlo. Quindi io vorrei riportare questo fatto, nel senso, i nostri atti amministrativi possono più o meno piacere alla minoranza, noi siamo contenti quando troviamo delle concordanze di intenti, ma è altresì impossibile che andiamo d'accordo su tutto, altrimenti non si capirebbe qual è la nostra differenza di visione. Quindi io ritengo che dietro, ringrazio anche per questo specchietto che adesso ho capito qual era il senso, quello di aiutarci, però io credo che ci si sia nascosti dietro al piano tecnico per cercare di fare qualcos'altro di molto più politico. Io però mi rifiuto di entrare negli angoli di depressione delle rotonde e di dire che un documento non è legittimo perché probabilmente le ciclabili sono disegnate e non sono state realizzate, perché ritengo che questo non sia entrare nel merito. Io credo che questo sia cercare per vie altre di fermare qualcuno che sta facendo legittimamente quello per cui è stato votato. E quindi questa cosa io la trovo ovviamente
legittima, ma è ricevibile da parte nostra, quindi ci assumiamo le nostre responsabilità ed andiamo avanti. Io volevo specificare perché Alessio in testa ha aderito a questa funzione. Io svolgo la professione di avvocato da diversi anni, non sono l'avvocato che ha redatto questo documento. Non credo però che sia corretto da parte vostra, da parte della maggioranza, fare un discorso legato alla strumentalizzazione, perché purtroppo è quello che è successo negli anni precedenti sulla tangenzialina. Ed è questo che non vorrei che accadesse, cioè chi, come si suol dire, l'avete fatto voi con la tangenzialina ed eventualmente sta accadendo la stessa cosa con il progetto di viabilità. Il peccato qual è? Che con la tangenzialina abbiamo perso un'occasione per forse risolvere la viabilità e adesso stiamo litigando facendo più che altro un gioco di forza dove ovviamente la maggioranza, in questo caso la vostra, ha gioco facile. Io per questi motivi però vi dico perché ho firmato questa mozione. L'ho firmata proprio perché mi fa piacere che soprattutto la collega Pandolfi ha fatto riferimento al programma che ha eletto il sindaco. Ecco, nelle premesse della riunione si faceva riferimento proprio ad una mozione, la mozione che in testa aveva presentato per la consultazione dei cittadini. Ora è del tutto evidente che non si può, allora, a parte la polemica che c'è stata, a torto ragione, del fatto che secondo noi questa consultazione non è stata, però voglio dire, sorvoliamo su questo, sta di fatto che il progetto di oggi non è sicuramente quello che è stato presentato ai cittadini, anzi ci troviamo che anche il progetto esecutivo ancora adesso è in continua modifica. Quindi col pieno rispetto da parte del sindaco che do atto che si è assunta la responsabilità sia della procedura che di quello che ha fatto, ma questo mi sembra che sia corretto anche perché se no non avrebbe fatto credo gli atti che si sono poi susseguiti. Io credo che stiamo perdendo un'occasione, una grandissima occasione, proprio per essere coerenti con il vostro programma, cioè quello di permettere ai cittadini comunque di consultarli e di poter dire, far dire a loro se effettivamente accettano questo piano di viabilità. Ora è chiaro che delle strumentalizzazioni ci possono essere, è chiaro che si può entrare nei tecnicismi ed è chiaro che si possono fare anche delle battute facili come ho sentito dal collega Bellunato. Però sta di fatto che stiamo perdendo di vista l'interesse della città e questo mi preoccupa molto. Capisco che il collega Nuvoli abbia ricordato i trascorsi, ha parlato dell'UDC, ma ovviamente non è più UDC, e capisco che comunque c'è una storia pregressa ad Arese che tende a confrontare determinate forze politiche da anni. Però credo che questo progetto di viabilità, che sia molto importante, che comunque io credo che non sia stato fatto con dissennatezza da parte della Giunta, ma credo che sia proprio per un rispetto democratico, per un rispetto del vostro programma di presentare ai cittadini, io credo che questa cosa dovrebbe almeno farvi avere un ripensamento ed eventualmente, più che andare a discutere sulla legittimità o meno di determinate azioni, più che altro chiedersi sulla coerenza o meno di determinate azioni. Per questo noi abbiamo ritenuto opportuno comunque aderire a questa mozione e voteremo a favore. Grazie. Per cui metto la mozione al voto. Favorevoli? Contrari? Scusate, 6 voti contrari. E favorevoli? Contrari? 11 voti contrari.